Intanto tutto il nostro augurio al segretario comunale che ci lascia, che insomma ci lascia, ne siamo rammaricati, questo è chiaro. Chiaramente il compito che l'aspetta è, insomma, dall'altra parte, e forse anche più importante, quindi insomma le facciamo tanti auguri. Detto questo, oggi vorrei sottolineare, dunque di parole ne sono state spese tante su questo argomento, ci sono state tantissime commissioni nel corso degli anni, non soltanto con questa amministrazione. Ciò che vorrei sottolineare dal punto di vista politico per quanto riguarda la nostra posizione è la totale coerenza e trasparenza di ciò che abbiamo sempre sostenuto dall'inizio alla fine di questo percorso. Dall'inizio parlo dall'inizio del mandato, parlo anche a titolo personale, il mandato al tecnico incaricato, che è rimasto sempre lo stesso e non è stato cambiato, è stato quello di far fare una ricognizione e uno studio di fattibilità sulle perimetrazioni, che è cosa diversa, come abbiamo detto più volte, ma poi, come dire, qui o non si vuol capire o si gioca a non voler capire, le informazioni vengono sempre in qualche modo distorte. Ora, la distorsione da parte di chi ha un interesse diretto e anche una preoccupazione possono essere comprese. La distorsione che ne fa la stampa è poca cosa. La distorsione che ne fa la politica è una cosa grave. E la politica su questo argomento, una politica di vari colori, non è riconducibile ad un'unica bandiera. La politica su questo argomento ha un po' giocato, o per, come dire, mancanza di voluto approfondimento di natura tecnica, che è fondamentale per potersi esprimere, oppure per mero opportunismo, scegliete voi, l'opportunismo chiaramente è elettorale. Noi non abbiamo mai scelto questa strada, abbiamo scelto la strada della chiarezza sin dall'inizio, chiedendo di effettuare uno studio, ma avendo già noi stessi capacità di approfondimento, quindi le conclusioni a cui oggi si è arrivati sono le conclusioni a cui abbiamo teso noi da tempo. Questo non vuol dire che il fenomeno dell'abusivismo è un fenomeno che non esiste o da abbandonare o da relegare, è un fenomeno di cui ci si deve occupare. Non con questo strumento, e la legge, la stessa legge 28, non è perentoria nel obbligare i comuni ad utilizzare le perimetrazioni, obbliga i comuni a fare una ricognizione sul proprio territorio, e un primo passo verso la ricognizione è stato fatto e concluso. Serve nel futuro una progettualità previo lo stato di fatto e di diritto. Queste sono le parole guida sempre e comunque. La votazione che noi oggi esprimiamo qui è una votazione che implica diversi gradi di responsabilità. Qui c'è una responsabilità professionale del tecnico incaricato, c'è una professionalità tecnica degli uffici che hanno emesso dei pareri, c'è una responsabilità politica. Non c'è tutta,
perché qualcuno qui oggi non si è presentato. Quindi tre ordini di responsabilità. Riteniamo completamente inaccettabile la diffida che è stata fatta al Consiglio Comunale, organo sovrano, l'unico competente, senza ledere il diritto di nessuno, come la legge prevede, di presentare nei tempi opportuni, cioè dopo le decisioni del Consiglio Comunale, tutte le osservazioni che si ritengono presentare. Ma diffidare nelle proprie competenze un Consiglio Comunale è un atto grave. Presidente, è un atto grave. Quindi, anticipiamo anche, se vogliamo, la votazione su questo punto. Non so se ci saranno altri interventi o se il dibattito merita ancora qualche chiarimento. La città, il governo voterà a favore chiaramente di questa presa d'atto, senza paura di diffide. Grazie.